Ecco lo stile da mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilla in canale, un altro web insieme in cui dobbiamo assolutamente andare ad approfondire il discorso legato alle polemiche VAR dopo alcune decisioni un po', diciamo, discutibili che ci sono state appunto nell'episodio del rigore dato ad Orsolini, con un presunto fallo anche su Alexandro, che ovviamente sappiamo benissimo essere uno che si butta al primo contatto, però riguardando le immagini e considerando anche che l'arbitro Sosta non aveva ricontrollato neanche l'immagine, è andata a botta sicura senza aver visto bene. C'erano dei problemi anche al monitor, quindi c'è stato un po' una diatriba. Quindi c'è stato un polverone mediatico. Molti tifosi si sono buttati contro il VAR, hanno detto siamo bersagliati. E Cuadrado è andato dietro questa ondata qui all'Egriana, appunto parlando di sistema contro. Quindi vedremo anche questo punto di vista. E poi le parole clamorose di Fabiana Della Valle e di altri come Ceccherini che stanno pensando veramente a un possibile addio tra la Juventus e Massimiliano Allegri, nonostante i 5 anni di contratto, anzi 4 anni di contratto, che lo legano appunto con i bianconeri fino al 2025. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi. Benvenuti in community. Lo stivello Magna vi accoglie con un grande abbraccio forte, forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore. Tra questi, Ale, un buon primo maggio anche a te, e a tutti i meravigliosi abbonati. Allora, come vi stavo dicendo, l'episodio che ha fatto più discutere, ovviamente, è sicuramente quello del gol di Orsolini su rigore, che però ovviamente c'era perché è stato appunto buttato giù da Danilo, che ovviamente è davvero furbo da senatore, da capitano, ha proteso la gamba per fargli fallo, per stopparlo, però poi l'ha tirato indietro quando ha visto che Orsolini lo avrebbe colpito. Ecco, ma il problema non è quello, perché il rigore potevi anche darlo nel dubbio, perché il contatto siccome c'era, ma prima su un volo aereo, diciamo, Alexandro è stato spintonato da Orsolini, che poi si è agevolato di questo fallo e è andato appunto giù per il discorso del rigore. Quindi, ripeto, non sta a me decidere se quello era fallo o no, perché siamo alle stesse solite situazioni che si erano create anche con Milinkovic-Savic, che si era appoggiato a Sandro, questo era volato letteralmente col deltaplano dentro l'area. E Savic poi aveva stoppato benissimo il pallone con una grande tecnica e l'aveva buttato dentro. Quindi anche qui è difficile dirlo, però sicuramente quando c'è una situazione, diciamo, un po' in bilico, a pro o contro la Juve, tendenzialmente tendono sempre a non guardare il VAR e a fidarsi dell'occhio dell'arbitro e darci contro. Questo possiamo anche dirlo, però Cuadrado, che è un senatore, che spesse volte è stato capitano e che sta giocando senza meriti assoluti, non può permettersi di fare certe dichiarazioni dicendo soltanto che siamo stati defraudati e non ha parlato della partita, non ha fatto mea culpa sulla prestazione comunque ignobile, con tanti errori sotto porta e poco cinismo, e senza andare a riesumare tutti i dati alla mano dei pochi gol segnati dalla Juventus, che penso che sia dall'ultima volta col Friburgo che non faccia più di un gol. E mi ricordo che forse fece quel 3-0 alla Lazio, 2-0 all'Inter, poi fece 2-0 a Bologna all'andata, ma pochissimi risultati con più gol di scarto, tant'è che abbiamo un XG di 1,5 segnati, quindi è veramente bassissima come idea, è una squadra da primi 8 posti, ma veramente risicati, quindi bisogna comunque fare una mea culpa e veramente smettere di dare addosso solo al VAR e all'arbitro, che ripeto, poteva fare meglio nell'occasione del rigore fischiato per Milik, invece c'era assolutamente il potenziale per questo rigore e anche lì si è fidato ciecamente del suo occhio, non è andato a ricontrollare. Quindi queste sono cose che non possono succedere in Serie A, questo lo sappiamo e va detto. Se hai il VAR, hai pagato tantissimo questo strumento tecnologico, lo devi utilizzare sempre e comunque quando c'è il dubbio e quando ci sono degli episodi che prevedono il controllo e il check al VAR. Non parliamo di, non so, un pizzicotto a qualcuno, una gomitata nascosta, queste cose qui, o un cartellino giallo che diventa rosso. Queste sono comunque problematiche che il VAR deve andare a risolvere. Poi ovviamente ci abbiamo messo del nostro, perché cioè, sembrava una ballerina col tutù rosa in un concerto di danza classica. Quindi, insomma, Milik ha fatto malissimo col passettino, si capiva benissimo che avrebbe tirato lì di sinistro, di piattone, tra l'altro, pianissimo, con Skorupski, che è un suo compagno nazionale. Quindi ovviamente è abituato a snasare cosa vuole fare l'attaccante polacco e spesse volte gli avrà parlato di rigori anche in allenamento con la nazionale. Quindi, insomma, ricordiamolo che comunque Skorupski ha fatto una signora partita ieri con due salvataggi clamorosi oltre il rigore. È un signor portiere che, secondo me, a mio modo di vedere, per certi versi addirittura meglio di Szczęsny, ma non sta a me anche qui giudicare. Tant'è che poi mi rilascio a questo discorso perché Szczęsny non è sicuro neanche lui di rimanere come il suo padroncino Allegri, perché si parla già di vicario potenzialmente dall'Empoli, che è ambito anche da Simone Inzaghi, perché stravede per vicario.
E appunto ci saranno sicuramente degli avvicinamenti, addirittura si parla già di Scamacca dal West Ham per Vlahovic, sicuramente ci sarà un direttore sportivo e non vorrei che il baccano capitato tra Allegri e Marotta, che se ne sono date di santa ragione a livello verbale, specialmente perché è stato Allegri a dirgli pezzo di, non vorrei che fosse successo perché Marotta torna da noi e caccia fuori Allegri. E quindi con questo nervosismo Allegri gli ha dimostrato che magari sente che lui è un ingrato, che non l'ha voluto confermare, non lo so, ripeto ragazzi, sono solo illazioni e voci, rumors e rielaborazioni, ok, che possiamo dare guardando gli eventi. E poi, dalle ultime notizie che appunto hanno rivelato, spostandoci di argomento, Ceccarini e Della Valle, Allegri è veramente sulla graticola, per la prima volta dopo tanto tempo, addirittura anche dopo Monza, dopo Maccabi, come non mai è sulla graticola, ha risposto, ha sbottato sui giornalisti. Stesso atteggiamento che aveva fatto nel 2019, prima della famosa conferenza dove si toglieva la giacca per dire adesso io ho già parlato col presidente, vi basta sapere questo, tanto vi interessa solo sapere se ho parlato col presidente o no. E infatti lì poi ci fu la risata di turno, eccetera, e lui fu cacciato il mese dopo, forse anche prima del mese dopo, il 17 maggio 2019. Questa volta le dinamiche sono molto simili e Calvo è stato messo lì, e questa è un'altra analisi che volevo fare in questo video qua, non l'ho fatta nella mattina perché volevo parlare dell'analisi del post partita. È stato messo come alter ego di Agnelli, visto che è un anti-agnelliano, ci cioè ha litigato molto prima, è stato richiamato da Elkan, uomo di fiducia suo, e di Ferrere Scanavino, perché mi sembra che ci sia fosse una diatriba tra mogli, eccetera, no? Non mi ricordo esattamente, è una cosa anche sul privato tra Agnelli e Calvo. E quindi qual è il miglior modo per scaricare il barile della responsabilità del parlare in pubblico che non darlo a uno con una dialettica molto importante come Calvo, che è direttore di area tecnica, sa il fatto suo e ha usato un verbo molto molto diciamo eloquente nel parlare di Allegri, cioè parlandone solamente come un'entità che ha vinto 11 trofei nel giro di 7 anni, intenzionalmente citando gli ultimi due senza titoli, in modo da spalmarli in questi famosi 7 anni di Allegri, 5 più 2 fino adesso. Quindi, ripeto, lui non ha detto che è sicuramente confermato, ha detto che c'è un progetto tecnico che durerà 4 anni, indipendentemente dalle persone che ci sono in questo momento, perché noi abbiamo un'idea lungimirante e una tipologia di calcio che tutti gli addetti ai lavori dovranno seguire. Ma non ha detto che Allegri fa parte di questo progetto, non è sicuro neanche lui. Quindi lui parla perché deve piano piano spingere Allegri alla porta, perché è l'unico che può farlo. Elkan non vuole metterci le mani, Scanavino e Ferrero si occupano d'altro, di bilanci e di far quadrare i conti e della fase tribunali. Calvo è stato scelto apposta perché non c'è nessuno, Cherubini inibito, Paratici fuori, Agnelli fuori, arriva bene fuori e non si sa esattamente chi sarà il nuovo DS o il nuovo AD, quindi vedremo veramente quali saranno i nomi, ne girano tanti, Carnevali, Marotta, giuntoli su tutti. Ditemi cosa ne pensate, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila. Come sempre, chi volesse aggiungermi su Facebook mi troverà come Stivello Magno, mi scriva in privato, lo aggiungerò nelle amicizie e tramite questa amicizia potrete avere tutte le notifiche su Facebook dei miei video che escono ogni giorno. Ciao a tutti!